Questo video è dedicato a un'auto rara e poco conosciuta, soprattutto in Italia. Stiamo parlando della MG IA. Di MG IA ne sono state costruite infatti poco più di 6.000 esemplari totali, di cui ne sono sicuramente rimasti pochi in tutto il mondo. La MG IA è una vettura progettata dalla casa britannica MG tra il 1937 e il 1939, con l'obiettivo di inserirla nel mercato nel 1941. Tuttavia, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale posticipò il suo lancio. Questo esemplare è infatti del 1949 e da quando è uscita di fabbrica, ovvero negli ultimi 71 anni a questa parte, non è mai stata restaurata. Per quanto riguarda l'aspetto stilistico, molte vetture dell'immediato dopoguerra sono caratterizzate ancora da parafanghi e fanalerie esposta, come questa, quindi condividono dei tratti con le auto anteguerra. Infatti il conflitto mondiale fu un periodo piuttosto buio durante il quale la creatività e l'ispirazione per creare qualcosa di completamente nuovo vennero accantonate e nell'immediato dopoguerra vi era l'urgenza di far uscire vetture di nuova costruzione per motorizzare il paese distrutto ed appiedato. Tornando all'aspetto estetico, la MG IA ha una calandra cromata importante, verticalizzata, con il logo ottagonale MG apposto vicino al tappo del radiatore, che diventa la firma del marchio e rende la vettura facilmente identificabile a distanza. Ha quattro ampie portiere, di cui le posteriori si aprono in senso convenzionale, mentre le anteriori si aprono controvento. Questo esemplare è di colore amaranto, decorato da un profilo grigio, che sottolinea la figura elegante dell'auto. Ha il tappo della benzina facilmente accessibile, posizionato sul lato sinistro. Ha anche un baule capiente perché non ingombrato dalla ruota di scorta, che è invece intelligentemente posizionata in un vano accessibile aprendo uno sportello in corrispondenza della targa posteriore. Ha ancora le frecce a bacchetta che compaiono e scompaiono tra il finestrino del passeggero anteriore e quello posteriore. I sei finestrini laterali, il parabrezza ampio e il lunotto posteriore garantiscono un'ottima visuale sul panorama circostante. All'interno troviamo un cruscotto in legno con strumenti ottagonali che richiamano ancora una volta il marchio MG. Degno di menzione sono anche il piantone dello sterzo telescopico regolabile e del tettuccio apribile. Il disegno della carrozzeria nel complesso armonico è slanciato e ricorda subito una Jaguar Saloon, sebbene la MG sia di dimensioni più compatte, infatti era una vettura di fascia media. Per l'appunto, per capire bene la vera natura di quest'auto, abbiamo pensato di portare la nostra MG IA nel suo ambiente naturale, ovvero la polvere delle strade sterrate. È proprio lì dove dà il meglio di sé e ti sorprende. Ha sospensioni frontali indipendenti e balestre posteriori, utili per affrontare la strada sconnessa. Ha motore da 1250 cm3 con singolo carburatore, abbinato a un cambio a 4 rapporti. Il telaio di questo modello è stato successivamente impiegato per modelli sportivi come l'MG TD. La MG IA non è di certo una vettura sportiva, infatti chi doveva spostarsi su strade di questo tipo per andare al lavoro non aveva bisogno di un siluro, ma piuttosto di qualcosa di solido e robusto. In sostanza aveva proprio bisogno di una MG IA. Ha uno sterzo ultra preciso che non te lo aspetteresti, una guida molto confortevole, ideale anche per percorrere lunghe distanze. Per gli standard del periodo era una vettura eccellente, ma non solo a parole, perché lo si capisce se paragonata a una vettura coeva come la Fiat 1100, con cui si ha un'esperienza di guida completamente diversa.